Un secondo episodio di cui volevo un momento parlarvi riguarda, possiamo andare nella figura successiva, un evento calabrese dell'ottobre del 1951. In quei 3 giorni voi vedete quale fu il totale delle precipitazioni. C'è una notevole superficie in cui ha piovuto più di 1.000 mm, cioè 1 metro. Per molte stazioni della Calabria significava la precipitazione di 2 anni. Se voi andate a Melito Porto Salvo, cioè su una stazione della costa ionica meridionale, ebbene lì siamo tra i 400 e i 500 mm all'anno. In quei 3 giorni venne giù quel popò che è indicato da quella tabella, che viene da un volume interessante, le alluvioni in Calabria dal 1920 al 1970, pubblicata dal CNR con l'Istituto per la protezione idrogeologica dell'Italia meridionale che ha sede a Cosenza. Eccoci, qui siamo a casa mia. Voi sapete che non solo nel bacino dell'Arno, ma anche nel bacino del Piave e in misura molto più tenue nel bacino del Tevere, ci fu la situazione meglio di quello che posso fare io. A me premeva qui sotto farvi capire come fossero in parecchie stazioni raggiunti in quei 2 giorni dei nuovi record assoluti, entità di precipitazioni mai registrate prima. Ci sono delle stazioni nell'alto bacino dell'Arno, per esempio al monastero famoso di Camaldoli, e in altre stazioni dei dati dalla fine dell'Ottocento, quindi c'erano già 70-80 anni di registrazioni quando è avvenuto questo fenomeno. La situazione diventò gravissima a Firenze, diventò anche molto più grave a valle, solo Pisa si salvò perché tutti gli affluenti sia di destra dell'Arno a valle di Firenze esondarono, occuparono tutte le campagne, per cui Pisa, che era stata invece subito dopo il passaggio del fronte nell'autunno del 1944, invasa completamente dalle acque, si salvò per miracolo. A Pontedera c'era anche un cosiddetto scolmatore, il quale però nell'alluvione del 66 fu del tutto insufficiente. Bastarono 3 o 4 torrentelli che scendevano da sinistra, cioè dal Livornese, e si univano allo scolmatore per farlo esondare anche lui e coprire un bel tratto di campagna. Un intervento che fu immediatamente necessario fu che in parecchi affluenti piccoli e grandi dell'Arno, soprattutto quelli di sinistra, ci fu un inghiaiamento terribile. Per cui se non si interveniva rapidamente, questi torrenti erano andati a crearsi un nuovo alveo laterale al precedente, perché bastava che le acque fossero scese alla piccola piena o addirittura una morbida, perché non erano più in grado di rimuovere le ghiaie che si erano accumulate nel fondo del letto, nell'alveo torrentizio. Una grossa fortuna fu anche che uno dei tributari grossi dell'Arno, il canale Maestro di Chiana, che drena un bacino idrografico di grande superficie, entrò in piena parecchio più tardi. E siccome ha delle pendenze molto dolci, il tempo di carribazione è lento,
E quindi la sua intumescenza arrivò nella notte tra il 5 e il 6, quando l'Arno era di nuovo in grado di ricevere questa piena. Se l'evento fosse cominciato da sud verso nord e quindi il canale maestro fosse entrato in piena prima dell'Arno, chissà cosa anche nel Medio Val d'Arno, a Firenze e più a valle sarebbe potuto succedere. Un altro episodio abbastanza interessante è certamente il grande gelo che noi abbiamo avuto nel gennaio del 1985. Mi ricordo che il vecchio illustre economista agrario e uomo politico di spicco, che era il professore Giuseppe Medici, incontrandolo mi disse: ora Mancini, che succede? Cambia il paesaggio della Toscana, perché i danni agli uliveti furono pazzeschi. Abbiamo forse una figura? Sì, eccola qua. Ci furono molte stazioni in cui la temperatura scese a meno 16, meno 18, ma ci furono anche delle fasce con meno 21. E allora gli ulivi se ne partirono quasi tutti e fummo costretti a togliere di mezzo i vecchi tronchi ormai completamente lessi, completamente gelati, e sperare che da sottoterra uscissero dei polloni. Voi vedete oggi che parecchie delle olivete sono costituite da delle piante con 4 o 5 polloni. Sono i polloni, chissà se ci fosse un bicchiere d'acqua. No. Penso io, penso io. No, no. Ci sono. Ci fu un altro episodio piuttosto grosso nei primi mesi del 56. Nell'85 ci furono delle cose stranissime che furono studiate con attenzione. Ci sono state delle situazioni a settentrione che hanno avuto meno danni delle stazioni a solatio, delle stazioni esposte a sud. Dice: ma come si spiega questo? Si spiega col fatto che in quelle stazioni a settentrione, coperte magari da 20-30 centimetri di neve, la temperatura è rimasta sotto lo zero pertinacemente per 10, 15, 20 giorni. Nelle stazioni a solatio esposte a sud, cominciò a venire poi un pochino di sole, siamo a metà di gennaio, un nostro proverbio dice: per San Sebastiano un'ora abbiamo, San Sebastiano è il 20 di gennaio, quindi la giornata già un pochino si allunga nel pomeriggio più che la mattina. Ecco che allora questo solicello scioglieva un po' di quella neve, quel ghiaccio che stava sulle branche. Appena il sole scendeva, la temperatura ripassava sotto lo zero, l'acqua che era penetrata dentro i tessuti, gelando, li faceva esplodere. Pertanto violentissimi danni, la necessità di quelle recisioni, di quei tagli al piede di cui vi ho fatto cenno. Vorrei, prima di aprire un po' di chiacchierata fra
in linea d'aria saranno 12 o 13 chilometri, ci sono 500 mm di differenza. Vi facevo quella considerazione sulla costiera ionica meridionale della Calabria, con tutta una serie di stazioni che stanno tra i 400 e i 500 e i 600 mm, sull'Aspromonte, sulla Serra, sulla Sila, ne piovono 2000. Se si prende Grosseto, piovono 500 mm, se si va alla Metone ne piovono 2500. Io ho portato qui due tabelle che possiamo forse vedere, che sono dovute a un bel lavoro del Brunetti, di alcuni suoi collaboratori. Brunetti lavora, ha lavorato per tanti anni all'UCEA, all'Ufficio Centrale di Climatologia e Ecologia Agraria, che è uno degli istituti del Ministero dell'Agricoltura e Foresta. Prendendo in esame una lunga schiera di stazioni, ha voluto vedere che cosa succedeva per quanto riguardava le gelate tardive, primaverili, e le gelate precoci del primo autunno. E sono venuti fuori dei dati impressionanti. Vi ho portato due stazioni sarde, tratte appunto da questa interessante monografia del Brunetti e dei suoi collaboratori. Una riguarda Alà dei Sardi, che sta a 660 metri di quota, e già è un po' nell'interno e quindi c'è un certo indice di continentalità non trascurabile. Quale tabella abbiamo qui? Adesso la dei sardi. Abbiamo la dei Sardi. Ecco, voi vedete che in primavera ci sono dei valori abbastanza bassi, anche no, non solo in gennaio e febbraio, ma anche più tardi. Se andiamo a vedere l'altra tabella, eccola, a Cagliari siamo in una situazione completamente diversa, siamo nel pieno delle aree marittime, di questo splendido Mediterraneo in cui noi abbiamo il privilegio di poter vivere, di poterne operare. Ho portato questi documenti per sottolineare due aspetti. Primo, attenzione a non considerare che tutto quanto sia fermo, no, tutto quanto cambia e cambia entro pochi mesi, pochi anni, quindi seguire nel tempo. Ho detto ai miei nipoti, ma ho detto anche ai giovani che ogni tanto mi ascoltano, prendete qualche cosa che vi piace, di cui siete innamorati, un paesaggio, un bosco, un torrente, e seguitate a guardarlo negli anni. Io credo di avere pochi mesi o qualche anno, voi però ne avete 50, 60 di fronte a voi. Guardatelo quello lì tra 10 anni, portateci i vostri figli tra 20 anni, portateci i vostri nipoti tra 40 anni e vedete quanto questi paesaggi cambiano nel tempo. Secondo aspetto che mi pare di aver sottolineato proprio anche qualche momento fa, ma su cui richiamo di nuovo la vostra attenzione. Attenzione a non generalizzare, sarebbe un gravissimo errore. Si legge in tanti rapporti di 20, 30, 40 anni qua, in questa zona piove dai 6 o gli 800 mm. Ecco, grossa stupidaggine, perché poi si va a vedere le serie storiche e le medie non esistono, specialmente non esistono nel Mediterraneo, e lì i nostri maestri avevano trovato la definizione giusta per il Mediterraneo. Clima infedele, non sappiamo mai ogni anno che cosa succede, se l'anno somiglia al precedente e cosa succederà nell'anno successivo. Voi avete la fortuna quest'anno di avere grosse riserve idriche, mentre il Po non è stato così miserevole e poveraccio come in questi giorni. È qualcosa di diverso dagli anni precedenti. Ecco perché bisogna sempre stare attenti. Voi avrete sentito e visto alla televisione il mio amico e collega Giampiero Maracchi, che 15-20 anni fa sparava, ma man mano che passano gli anni anche lui è diventato sempre più prudente e ora si limita a fare delle previsioni per qualche giorno e non si azzarda più nemmeno a parlare per qualche settimana o per qualche mese. Grazie della vostra attenzione, ragazzi. E credo che non sono argomenti facili, perché
tutte le volte che si parla di suolo finiamo per anche essere presenti a dei conflitti che ci sono più o meno per l'uso di questa risorsa. Però è anche vero che da sempre l'uomo ha insediato i suoi abitati dove c'era la migliore risorsa del suolo e la sua migliore risorsa anche per le acque, quindi è lì che doveva avere la sua più grande mezzo di sostentamento. In questi esempi ci sono in tutto il mondo, come ci sono anche in Sardegna, di questo interesse che l'uomo ha manifestato per i suoli e per i suoi livelli. Tutti quanti conosciamo che la più grande, forse ne avevamo anche già parlato, la più grande concentrazione di nuraghi, noi l'abbiamo precisamente su suoli di carattere andico, dove appunto si ha non solo la maggiore fertilità, ma proprio in funzione dei suoi caratteri pedologici intrinseci abbiamo anche un certo tipo di paesaggio, ma proprio perché anche la lunghezza del periodo arido si raccorcia rispetto a tutti gli altri suoli. Quindi abbiamo un mese o più di vegetazione erbacea di più. Che gli altri suoli, per non parlare poi di suoli sull'oceano, perché sicuramente rimane. Ma questa, non solo, ma analizzando anche le specie erbacee, le diverse specie che ci sono sui vari tipi di suoli, si è visto che su questi suoli andici il potere nutritivo di queste erbe è anche il doppio, circa rispetto a tutti gli altri. Quindi anche i nuraghi sapevano dove andare a posare questa. Quindi questo rapporto intimo dell'uomo con gli aspetti naturali c'è sempre stato. Ed è questo, ma queste cose qui oggi dobbiamo saperle prima, non possiamo parlare sempre di eventi eccezionali. Chi si interessa di territorio e chi si interessa, questo qui è chiamato per andare avanti della Germania, questo discorso anche in seno della regione, perché chi è preposto a preparare i piani debba conoscere questa roba qui. Quindi il caso di Sarno. Hanno fatto sì una serie di vasconi per contenere i fanghi una volta che avvenga questa alluvione, ma non abbiamo mai eliminato il fatto che questo fenomeno è verissimo anche qui in Sardegna. Quindi mi pare che io credo che alcune di queste notizie siano già contenute abbastanza bene nella stesura di quelle che la Regione sta facendo, nelle linee guida per la stesura dei piani paesistici. Io poi sono quasi 50 anni ormai che lavoro in questo campo. Ho avuto la fortuna anche di lavorare in molte parti del mondo e questi fenomeni sono uguali dappertutto, sono tutti questi problemi, quindi dobbiamo tenerli. E allora il paesaggio nel mondo si va degradando, i suoli stanno scomparendo, sono risorse importanti, la popolazione aumenta, e quindi più aumenta e degrada, più gravi diventano i fenomeni successivi. Ecco che quello che il professor Mancini ha accennato prima, ha parlato prima. Questi problemi sono anche problemi nostri di queste isole, sono problemi del mondo, sono problemi dell'umanità. Sino a non molto tempo fa, anche la creazione urbanistica era esclusivamente la pianificazione dell'abitato, era la questione dell'urbanizzato, e tutto quello che era di fuori delle mura era terra di nessuno, tutti potevano costruire. Ecco che è avvenuta questa grossissima espansione anche urbana che c'è stata. Proprio i giorni scorsi c'è stata una riunione alla regione cui sono stato invitato, c'era presente anche il presidente della regione, Soru, a cui ho detto: guardate che proprio una parte importante delle previsioni paesistiche del futuro è quello del riequilibrio di tutte le aree compromesse dell'espansione urbana che noi abbiamo fatto in questi ultimi anni, sia in termini di difesa, a volte anche di bellezza, ma soprattutto anche di stabilità, eccetera. Non esiste più l'architetto che sappia fare tutto, esiste soltanto dei grossi gruppi di lavoro in cui ognuno abbia la sua funzione, il suo grado di responsabilità, ma soprattutto avere quegli indirizzi per il futuro. Io ho avuto anche la fortuna per circa 25 anni di lavorare con uno dei maestri dell'urbanistica, che è il professor Clemente, che purtroppo non c'è più, e che quando si parlava di questi problemi, li ho appena conosciuto, le faceva subito, immediatamente su queste cose qui, le portava attraverso i piani, le realizzava attraverso nuove costruzioni di piani urbanistici, eccetera, o anche di piani socio-economici, proprio pensando che queste erano risorse che l'umanità non ne possa fare a meno.
Mi pare che in questi ultimi anni questo concetto sia un pochino allentato, ma vi prego tutti quanti che ognuno di noi, per il ruolo, per la responsabilità che ognuno di noi ha nei vari settori, di poter portare avanti questi discorsi. Lo so che non è facile, né, anche qui con l'amico e collega Francesco Aru, in un piano di Sicchia che abbiamo moderato, ha avuto dei grossi scontri sul problema del carico di bestiame in funzione dei pascoli, eccetera. È chiaro che un suolo non può sopportare il carico che ci pare a noi, può sopportare il carico che la natura dà, e noi facciamo della buona economia soltanto se garantiamo la conservazione di queste risorse, perché come tante volte, se la sovrastimiamo noi abbiamo il deserto, se la sottostimiamo abbiamo la povertà, ma se ci inseriamo invece sulla parte di equilibrio, di mezzo, possiamo avere un'economia che possa durare nel tempo. E il paesaggio non è che debba produrre soltanto in termini di pascolo, in termini millenniali, il paesaggio è un qualche cosa che produce tutto, produce beni economici, produce beni con il turismo, produce beni per la salute dell'uomo, produce ossigeno, produce tante cose che dobbiamo tenerli presente. Ecco, tutto questo aspetto, tutta questa roba qui, cresce sui suoli, sia una differenziazione dei suoli, se i suoli scompaiono non ce ne sarà più. E non possiamo neppure forzare anche nei piani, sia sicchi che forestali, dobbiamo dire che non possiamo fare tutto dappertutto, ogni porzione di territorio ha il suo abito che non può essere spostato da una parte all'altra, l'ambiente della sughera il suo, l'ambiente della ceta il suo, non possiamo intervenire. Ecco per questo che dico che nella nostra pianificazione che faremo del paesaggio, che dovremo fare, e ripeto, non diamo colpe a nessuno, ognuno di noi deve fare la sua parte in questa così, per il suo grado di cultura, per il suo grado di responsabilità e anche per il bene che si può avere a questa isola. Io credo che si potrebbe tornare dopo, che questo proprio di portare avanti questo rapporto che è sempre esistito tra l'uomo e la terra, l'uomo e il suolo, l'uomo e il clima, perché c'è sempre stato, e l'abbiamo detto prima, in un agio fatto così, ma anche i romani avevano sceso prettamente le loro terre da adibire all'uso soprattutto delle colture cerealicole, hanno stabilito il maggiore insediamento dove hanno potuto avere questi cibi di prodotto, la Sardegna, la Puglia, tutta la Capitanata, eccetera, hanno dimostrato come tutta la zona più ricca per l'attività cerealicole per Roma era lì. La maggior reperti di archeologici romani noi troviamo nella Trecenta, nella Marmilla, dove ancora oggi è attivissima anche l'attività dei tombaroli, insomma, per questo. Si avranno delle linee guida per questa attività, però ognuno di noi dovrà anche pur migliorare. Non esiste niente che rimanga statico, tutto dovrà essere modificato nel bene, purché sia finalizzato alla conservazione di questo paesaggio, che è un bene che abbiamo e che talvolta, una volta distrutto, non sempre è facile ricostruirlo. Io credo la parola a Sor Mancini, che chiedeva di... Volevo aggiungere qualche considerazione. In primo luogo, credo che tutti noi siamo molto contenti di essere italiani. E non siamo l'ultima rosa del carro. Faccio un esempio. Negli anni Ottanta, un nazionale di ricerche, il sottoprogetto era Dinamica delle coste, guidato da un geologo dell'Università di Genova, Giuliano Fierro, ha pubblicato come prima nazione un atlante delle spiagge. Ci sono molte, molte decine di fogli al 100.000 con accurata descrizione della natura delle sabbie che costituiscono queste spiagge, ma anche dei fenomeni in atto, ripascimento, arretramento della linea di costa e via discorrendo. È un ente a cui nell'andare del tempo poi si sono aggiunti vari altri fogli. Il professor De Gregorio, per esempio, ha portato dei contributi importanti per le coste della Sardegna. Quindi, attenzione, la comunità scientifica italiana in molti casi ha fatto il proprio dovere. Si parlava del Mediterraneo. Ebbene, miei giovani e cari amici, bisogna essere orgogliosi di essere mediterranei. E abbiamo, specialmente voi, avete un compito di fronte importantissimo. Dobbiamo noi, italiani, essere alla guida del progresso delle aree mediterranee. Non solo
di quelle europee, pensate alle coste albanesi, a quelle dalmate, ma anche a quelle francesi e della penisola luso-iberica, ma anche a tutte quelle zone costiere mediterranee dell'altra sponda del Mediterraneo, dei paesi magrebini e più a oriente dell'Egitto e via discorrendo. C'è dello splendido lavoro da dover fare, che bisogna sicuramente fare e che sarete voi a fare se noi ci muoviamo. Si sono perse certe occasioni molto importanti in passato. Quando i francesi lasciarono il Marocco, il ministro, il nostro governo non ebbe la prontezza di prendere un bel po' di tecnici italiani e di mandarli laggiù. Il maresciallo Tito mandò 1000 laureati jugoslavi in Marocco di colpo. E io, che ho avuto la fortuna di lavorare più volte, ho incontrato dei giovani che avevano fatto, che erano stati borsisti da noi a Firenze, i quali dissero: ah, professore Sa, dice, ma noi ora qui diventeremo marocchini, perché qui stiamo molto meglio che in Jugoslavia. Qui ci siamo già comprati una casa, ci siamo già comprati un'automobile, che in Jugoslavia non avremmo mai riuscito a realizzare questo antico sogno. Sono occasioni perdute, vediamo nel progresso del Mediterraneo, anche i forestali hanno il loro lavoro, il Marocco ha 9 milioni di ettari di foresta, anche l'Algeria, la Tunisia, in misura molto minore evidentemente, hanno però delle aree climatiche in cui il bosco può certamente allignare. Un punto che mi pare importante sottolineare per voi che vi occuperete di pianificazione è questo. Ci sono delle zone che io vi ricordo anche pochi decenni fa erano piena campagna, anche qui intorno a Cagliari, ma anche intorno a parecchi degli altri città e cittadine della vostra splendida terra. Quando si costruisce, quasi mai si è pensato di adeguare la rete scolante. Che cosa succede quando si costruisce? Cambia in primo luogo il coefficiente di deflusso. Gran parte di voi sanno cosa è il coefficiente di deflusso. Se c'è qualcuno laureato in giurisprudenza o in economia, glielo spieghiamo. È la quantità di, la percentuale di cascano 100 gocce nell'alto bacino del Tirso. Alla foce del Tirso ne passano di queste 100, 35. Ecco, il coefficiente di deflusso del Tirso è 0,35. Un altro concetto, tempo di corrivazione. Si tratta di stabilire quante ore, quanti minuti intercorrono tra la goccia di pioggia che cade nell'alto bacino e la stessa goccia di pioggia che transita nella sezione che noi stiamo considerando. Quando si edifica, queste due proprietà cambiano formidabilmente. Da quelle, a Firenze pare che il coefficiente di deflusso dell'Arno fosse 0,37. Ora non lo so qual è. Perché? Perché si è costruito come matti dal 66 a oggi. E in certi casi succedono delle cose micidiali. Uno degli affluenti di destra dell'Arno è l'Ombrone Pistoiese, che è un corso d'acqua molto minore rispetto all'Ombrone Grossetano, che nasce nel Chianti, che ha alcuni grossi affluenti, la Merze e via discorrendo. Ebbene, un piccolo tributario dell'Arno, che è il Vincio, ha avuto un evento locale e sono cadute un par di centinaia di millimetri, cioè è venuta giù una poderosa secchiata. Che cosa è successo? Sono andate sotto più di 1000 edifici e alcune centinaia di questi edifici erano piccole imprese artigiane o di minuta industria, con dei danni micidiali. Perché anche in quel caso lì nessuno si era reso conto che era cambiato questo coefficiente di deflusso, che quindi delle 100 gocciole che cadevano non erano più solo 30 o 40, ma erano il 90-95% che defluivano, perché tutto era stato impermeabilizzato.
Guardate le stazioni di servizio, certe volte sono delle stazioni di servizio in cui si è asfaltato un ettaro di terra. Lì tutta la pioggia che cade se ne va. E se ne va dove se non abbiamo adeguato i fossi e i torrentelli? Se ne va in mezzo ai campi, se ne va in mezzo alle strade, invade le cantine delle case e via discorrendo. Non solo, ma il tempo di corrivazione, queste sono acque che corrono, perché non hanno gli ostacoli che c'erano in un campo lavorato, dove piano piano queste acque venivano assorbite dal suolo, una buona parte, le altre andavano a finire nella scolina, poi dalla scolina andavano nel capofosso, dal capofosso andavano nel torrente, per cui il tempo di corrivazione era estremamente modesto. Di qua invece si arriva a questi fenomeni e quindi vi prego, nella pianificazione, tenete di conto anche di questi aspetti idrologici ed idraulici e impedite che la gente abbia le case inondate al primo evento un po' più violento, perché in molti casi, questo sembra una predizione che i climatologi insistono a farla, in molti casi questa intensità delle precipitazioni, intendendo per intensità la quantità di acqua che cade, l'unità di tempo, questa intensità crescerà anche se la durata non sarà magari di parecchie ore, anche magari un'ora o due, ma di fortissime acquazzoni che possono provocare dei grossi danni se non abbiamo pianificato adeguatamente la rete scolante. Questo volevo dirvi, sottolineando ancora una volta che noi abbiamo dobbiamo avere l'orgoglio di essere mediterranei e considerarci dei privilegiati, perché non viviamo a Stoccolma o a Helsinki o a Edimburgo, ma viviamo a Cagliari, viviamo a Napoli, viviamo a Palermo, nella terra più bella che il nostro Signore ci abbia donato. Si deve intervenire velocemente, perché possono succedere dei fatti abbastanza diversi. Io facevo il caso degli affluenti di sinistra dell'Arno, tutta la zona in sinistra dell'Arno è una sorta di pianalto con le formazioni prioceniche che si sono sollevate di più a mano che dall'attuale corso dell'Arno si va verso sud. Quindi c'è una sorta di pianalto e tutti i corsi d'acqua, gli affluenti di sinistra, scolano da sud verso nord. In occasione dell'alluvione del 66, la Greve, la Pesa, l'Era sono state fortemente inghiaiate e appena finito la piena le acque defluivano nei campi adiacenti. Se non si fosse intervenuti con le ruspe e ricreato un letto più o meno naturale, il corso d'acqua si sarebbe spostato in molti casi sulla propria sinistra, invadendo dei campi di ottima fertilità. Erano colmi questi alvei, erano addirittura più alti della pianura circostante, quindi lei doveva levare 3 o 4 metri di materiale per centinaia e centinaia di metri cubi, migliaia qualche volta, e in qualche maniera sono stati depositati lateralmente. Se era materiale buono è stato addirittura utilizzato per nuove vie di comunicazione, per altri sistemi, in altri casi è rimasto lì tale e quale. Un evento completamente diverso era avvenuto al momento del grande terremoto friulano. In quel caso c'erano state molte formazioni calcaree e dolomitiche già fortemente fratturate. Ricorderete che il motto dei calcari è frangar non flecta, mi rompo ma non mi piego. Allora, con tutta quella serie delle scosse principali e delle scosse successive, gran parte degli alvei torrentizi dell'Alto Tarvisiano, dell'altissimo Friuli, del bacino del Torre, via discorrendo, erano colmi di questo materiale disceso. E voi sapete che in quei casi lì i materiali più piccoli si fermano prima, i materiali più grossi vanno fino in fondo. E c'erano quindi delle situazioni per quanto riguardava le vie di comunicazioni. C'è stato un intervento del terzo corpo d'armata alpino che è arrivato con
le sue forze del genio che hanno fatto brillare. In molte strade di comunicazione principali e secondarie c'erano dei massi di 4, 5, 10 metri cubi, capito? Che se non si arrivava con l'esplosivo si riducevano, non erano nemmeno trasportabili. Gli alvei fluviali erano colmi. E io mi ricordo di aver mandato come direttore del progetto finalizzato conservazione del suolo un telegramma all'onorevole Andreotti, che in quel momento era presidente del Consiglio, sottolineando questo gravissimo pericolo, perché questi alberi erano colmi. E quindi le acque, in caso di una piena, chissà che cosa avrebbero potuto combinare. E anche lì furono, e del resto i friulani si sono mossi dopo il loro terremoto in maniera esemplare a livello mondiale, hanno ripristinato le loro terre con una capacità operativa veramente lodevole, da essere orgogliosi di essere connazionali di simili persone. E quindi il problema è stato rapidamente risolto in questo senso. Ma però bisogna intervenire rapidamente, senza por tempo in mezzo. Non so se questo è successo qualche volta anche in Sardegna, suppongo di sì, in qualche zona. Qualche... Si interviene magari un po' più lentamente. No, quello è un grave fatto. Ma un nemico, ora lasciatelo dire da cittadino, un nemico più grosso che abbiamo è la burocrazia. Diciamolo chiaretto. Non è vero? Prego, prego. Non fate una lode della democrazia, perché della democrazia certo, ma della burocrazia no. Prego. Prego, prego. I nostri maestri ci hanno detto che l'unità di studio base è il bacino idrografico. Ce l'hanno inculcato nella nostra zucca dura per decine e decine di volte. Guai se noi prendiamo un pezzettino a metà del corso d'acqua. Quello è quello che mi risulta a me che succede. È un gravissimo errore, però non si deve dire, non si deve dare... Esiste uno studio generale, globale, che appunto... Io non ci credo. ...ha detto nella non sua credo. Interezza la risoluzione di questi aspetti. A me non risulta. Io credo che in casi particolarmente rilevanti, particolarmente appunto situazioni particolari. Il servizio idrografico del Ministero dei Lavori Pubblici nel 1910 era il più brillante d'Europa. 1910, quindi molto prima della Prima Guerra Mondiale, molto prima del fascismo, che non ci siano equivoci, in epoca giolittiana. Il servizio geologico era stato creato da Quintino Sella all'inizio dell'attività del Regno d'Italia, e i primi erano ingegneri minerari mandati a Liegi per farsi un po' di cultura. Quindi era un'Italietta in cui c'erano le monete d'oro. La Somalia è stata pagata con monete d'oro al sultano di Zanzibar, quindi non è stato mai perso nemmeno una goccia di sangue in Somalia italiana. Ecco perché i somalici ancora ci vogliono tanto bene, perché i vecchi ancora scattavano quando andavamo laggiù a cercare di curare l'università. Ebbene, se la comunità scientifica non ha responsabilità, a mio avviso, in questo senso, perché i nostri maestri ce l'hanno sempre detto. L'unità di studio è il bacino idrografico, sia quella del Tirzo, come quella del Coghinas, come quella dell'Arno, quella del Piave, del Tevere o del Simeto. Ognuno di questi bacini idrografici ha la sua storia, si evolve in un certo modo, la conca di Catania subisce degli arretramenti pazzeschi, ma nel bacino del Simeto sono stati fatti 7-8 laghi artificiali, per cui l'apporto solido è diminuito di 20 o 30 volte, e ogni bacino idrografico ha la sua. Guai a studiare a pezzettini, no? Non è mortadella, che uno se ne compra un etto o due, va fatto una cosa. Però il servizio idrografico, io credo che anche qui in Sardegna avesse tutta una serie di documentazioni con gli annali idrologici, prima parte, seconda parte, che sono delle miniere di dati, per cui certe volte è anche questione di buona volontà. Quella splendida donna che oltre a fare 10-11 figli è stata una dei più illuminati sovrani d'Europa, l'imperatrice Maria Teresa, nelle sue terre lombardo-venete aveva fatto un catasto, e questo catasto, i lombardi, che per certe cose sono molto bravi, per certe altre cose sono ben limitati,
non ne hanno voluto tener conto. Facevamo questo, la Lombardia ha avuto un progetto attraverso l'ente di sviluppo regionale di fare della cartografia pedologica a 50.000 per tutta la zona di pianura, oltre 1 milione di ettari. A un certo punto arrivano, noi davamo una mano, il professor Previtali ed io, il professor Aro è venuto varie volte a vedere cosa facevamo sul terreno, è arrivato un gruppetto di rilevatori e hanno detto, dice, sa, sta lì intorno a quel paesotto là, c'è un edificio di 8-9 piani che pende quanto la torre di Pisa. Dice, secondo noi il terreno è idromorfo, eccetera. Dico, ma guardiamo qualche documento vecchio. Una ragazza ha detto, io sono in grado di leggere abbastanza bene il catasto di Maria Teresa. Dico, allora vai a vederlo. Dopo un po' di giorni dice, sa, dice, dove hanno fatto quell'edificio che pende? Nel catasto di Maria Teresa c'era scritto Paludet, 2 secoli prima. Quelli lì che erano stati sul terreno avevano indicato che razza di posto era. E quelli, e in Toscana si dice vischeri, che hanno fatto quel coso lì, hanno messo probabilmente in ginocchio decine e decine di famiglie che gli c'è voluto una vita per poter entrare in quella cooperativa e perdere i quattrini, che poi quell'inconveniente là. Per l'insipienza dell'ufficio tecnico di quel comune, di qualcuno che gli ha dato il permesso, dei geotecnici che non sono intervenuti, di tutta una serie di responsabilità che hanno creato questo. Quando i documenti ci sono, quindi va studiato, ci vuole, fa benissimo il professor Aro a sottolineare il gruppo di lavoro, perché anche lo storico, anche quello che legge gli antichi documenti può portare delle conoscenze particolarmente attente a evitare degli errori così grossolani come quello dell'esempio che vi ho fatto. Ecco, il piano urbanistico è scritto anche nelle linee guida, volevo dire che è proprio la valutazione di suscettibilità delle terre con tutte le limitazioni d'uso deve essere previsto nella stesura del piano urbanistico. Quindi se una zona è inondabile non è edificabile. Per definizione, in Francia è segnalatissimo sulle vie di comunicazione, dappertutto. Quando facevo parte appunto del Comitato Nazionale del Suolo, che proprio il Tribunale di Bacino portò un grossissimo progetto da costruire a ridosso alla parte nord-est della Golena del Tevere, e dissi, ma insomma, dopo 2 anni che discutiamo di land suitability e di rischi, eccetera, si porta questo progetto, un progetto grosso, sostenuto dall'autorità di Bacino. Un progetto di la famosa legge sulla difesa del suolo, che è uscita dopo, credo, 10 o 15 proposte, in parte parlamentari, in parte ministeriali. Quasi tutti i titolari del Ministero dei Lavori Pubblici avevano 1 o 2 proposte di questa legge sulla difesa. Quando è venuta fuori, c'è una norma che il professor Aro ha sottolineato, che obbliga all'aggiornamento quinquennale o decennale al massimo di tutte queste cose. E questo è una cosa che è del tutto necessaria. Anche in altri casi, delle norme che prevedono che venga consultata ripetutamente e tenuta aggiornata la popolazione locale, che, e allora forse per convincere i politici muoversi dal basso potrebbe essere qualche cosa che loro sentono un pochino di più. Se 10 elettori contano certamente di gran lunga più di 10 tecnici, questo non c'è dubbio. Avevamo chiesto nel comune di Greve, dove mio padre mi ha lasciato un po' di terra, certe cose, un gruppo di frontisti, e la prima domanda che ci ha fatto l'assessore, dice, ma quanti di voi votano qua? Ce n'era uno solo che votava.
Sotto c'era una famiglia che si opponeva a questa nostra richiesta, erano 6 elettori, hanno avuto ragione loro. È molto, molto, molto democratico. Dipende dal tipo di richiesta che si faceva. Eh? Dipende dal tipo di richiesta che si faceva. No, richiesta di carattere clientelare, giustamente, quell'assessore doveva dare riscontro al suo territorio, ai suoi elettori. Giustamente. Certo, giusto, ma non era clientelare la nostra? Tipo di richiesta. Io adesso non vorrei certamente entrare nel merito tecnici o politici. Diciamo che tutti partecipano alla pianificazione. E prioritariamente sono i tecnici portatori di idee al politico. Sì, e, poi il politico quello che decide. E poi il politico cerca di attuarlo. Allora, tante volte le idee sbagliate provengono anche dalla parte tecnica. Certo. Allora, chiunque sbaglia. Attenzione, perché anche quando la pianificazione è fatta e approvata da tutti, non è il politico che oggi deve attuarla, controllarla. Chi deve gestirla è il tecnico. Allora il tecnico deve avere anche la capacità di dire al politico questo non si deve fare. Certo. Perché prima mi cambi la pianificazione. Invece questo non succede negli uffici tecnici, negli uffici regionali. Lei ha accennato bene prima, bisogna aver paura della burocrazia. E purtroppo è così. Per fare determinate cose, tante volte, non è il politico che la decide almeno su quell'obiettivo. Chi lo decide, tante volte è il burocrate. Perché deve applicare le regole. Abbiamo avuto anche la fortuna nella democrazia italiana di avere degli uomini politici che erano anche dei tecnici. Vi faccio un solo nome. Il primo ministro dell'ambiente è stato il professor Pierluigi Romita, che era ordinario di idraulica agraria nell'Università di Milano. È chiaro che era una persona che almeno per una larga fetta del settore interessato aveva una competenza personale. In altri casi siamo nelle mani di Nostro Signore. Genova ha avuto i due corsi d'acqua che scendono dall'Appennino, il Bisagno e il Polcevera, completamente tombati. Se si va a vedere dentro è pieno di frigoriferi, di roba, per cui non c'è nemmeno il deflusso sotterraneo appena c'è un po' di... E quindi per forza esplodono. A Salerno proprio più volte, sia nelle alluvioni antiche, sia... Più volte i tombini sono poi esplosi violentissimamente, perché in sostanza è difficilissimo poi... La manutenzione in Italia non esiste, no? Quella non è mai esistita. E quindi è secondo me un fatto molto, molto rischioso. Però no, no, non è... Anche, di nuovo è, sarebbe sciocco generalizzare. Com'è? Li hanno inventati i tecnici, non gli amministratori. Certo. No, gli amministratori infatti, una tale fantasia non ce l'hanno certo. Ma infatti molte volte anche nella discussione di questo comitato, che erano le richieste di migliaia di miliardi di indennizzo per Pescitalia, molto spesso non era un problema di una calamità naturale, no? Era infatti normale che avvengano questi tipi di azioni. E quindi deve dipendere dal comune, dai tecnici, dal genere civile, che ne so, ma non era un fatto dovuto alla natura che si era sbizzarrita. Che avvengano queste piogge l'hanno sempre saputo, l'hanno sempre. Io credo che il problema si ponga e si sia posto in ogni momento della nostra storia. Credo che sia dovere di ciascuno di noi riguardare in coscienza e dire guarda quante corbellerie ho fatto, guarda quanti errori ho permesso che si compissero perché non ho avuto la voce sufficiente per fermare queste cose. Io credo che qualsiasi individuo debba giorno per giorno, proprio per la propria coscienza, riguardarsi dentro e dire oh, qui che cosa si può fare. Io sono un sopravvissuto, caro lei, perché io non adopro il computer, perché vi faccio vedere quelle cose lì, ma se qualcuno mi preparava il dischetto ero perduto, no? Portavo delle cose per la lavagna luminosa, che è già per me un fatto. È chiaro che i giovani e anche i meno giovani devono costantemente, a mio avviso, riguardare. Ma lì è il livello della classe politica in generale, forse a livello mondiale, che non è un livello particolarmente elevato,
di qua il fatto di queste piccole vendette. Il professorato ha detto una cosa, lo buttano fuori dal comitato. Dio buono, questa è roba di cui uno si dovrebbe vergognare, no? Dovrebbe andare a cercare proprio quello che gli evita gli errori, che fa Advocatus Diaboli, che ti dice: oh, attenzione, se fai questo te batti una bella musata. Questo invece spesso e volentieri non è gradito, capito? È questo. Lì è un discorso di coscienza individuale e di coscienza in generale. È chiaro che siamo in un momento estremamente difficile, proprio per la dinamica anche di tutta questa serie di fenomeni che abbiamo visto oggi per un piccolo settore, ma anche in tutto il resto del mondo, no? Basta pensare a cosa succede in Cina, in India, in Brasile e via discorrendo per capire che i miei nipotini che hanno 10-15 anni, che cosa gli capiterà quando ne avranno 50. Questo è forse difficile anche immaginarlo. Andiamo nella filosofia, nell'etica individuale. Comunque ha fatto bene a richiamare questo aspetto perché mi pare importante. In occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico della nostra Accademia di Scienze Forestali, il mio vecchio amico Antonio Gabrielli aveva scoperto che nel 1924 il professor Aldo Pavari aveva pubblicato a Firenze il primo numero del bollettino della Selva Mediterranea. E c'era un lavoro di un tecnico forestale francese, Robert Hickel, il quale diceva, avendo lavorato per tanti anni in Algeria, che era fondamentale avere per la silvicoltura mediterranea dei metodi che non hanno niente in comune con quelli che insegna la silvicoltura del nord. Niente in comune. Mentre abbiamo avuto sempre l'influenza della scuola tedesca, della scuola svedese, in parte anche della scuola francese, che però era una scuola francese del nord, della Lorena, di Nancy e via discorrendo. È una cosa diversa e noi dobbiamo, ripeto, operare a livello del Mediterraneo tenendo conto di tutto quello che è stato detto durante questo corso, prima, che ci hanno detto i nostri maestri, l'infedeltà del clima, il pericolo di prendere le medie, tutta questa serie di accorgimenti che qualcuno del nord, anche per mancanza di elasticità, diamoci almeno qualche complimento noi italiani, per Dio, se no sembra che siamo i più fessi dell'orbe terracqueo. Abbiamo un'elasticità che molti altri hanno, quando hanno avuto un certo, vanno lì, belli, tranquilli, senza proprio rendersi conto di questa splendore della mediterraneità che ci fa scoprire ogni giorno qualche cosa di nuovo, ogni anno è diverso dall'altro. Il 2003 è stato un anno di grande siccità, parecchi rimboschimenti e morto le piante, eccetera, eccetera. Negli annali degli georgofili c'è una descrizione di un'estate del 1843 che è identica a quella del 2003, siccità da tutte le parti, un caldo boioso e via discorrendo. Quindi sono fatti che un popolo con la nostra tradizione, con la nostra storia, con la nostra cultura ha il privilegio di poter conoscere, basta che si metta a studiare, indagare e non fare della faciloneria.